Ciao a tutti, eccoci qua per un altro video. Oggi vi faccio notare una cosa. Ogni tanto, una volta, due all'anno, piove magari di traverso e siccome questa mia finestra non ho ancora messo di isolazione le guarnizioni per la pioggia e non ho ancora messo i vetri, potrei anche rifarla nuova, però come sapete non ho la disponibilità economica e mi filtra quelle poche volte che piove l'acqua, no? Dalla finestra, però non è questo che volevo farvi notare. Ecco, vi faccio vedere, spero che si veda bene l'acqua. Ecco che ogni tanto filtra dalle finestre, va a finire sul chiamiamolo davanzale interno fatto di USB, che è praticamente l'8 centimetri di isolante termico interno che io ho fatto e lo potete vedere sempre nei video. E questa parte qua, se andate a vedere uno dei video dove si vede bene, mi sembra che è come isolare la finestra con 8 centimetri di sughero, però si vede anche nel video come isolare la camera da letto che ho messo qua una passata o due, non mi ricordo bene, di colore impermeabile bianco, mi sembra che era sul beige o color ghiaccio era. E praticamente l'ho messo per impermeabilizzare e fare in modo che l'acqua non gonfi o faccia marcire l'USB. E in questo caso funziona bene. La pittura che ho usato io, il barattolo, l'ho preso a solvente, no? Perché era quello che costava di meno, 7, 4 euro, 5 euro, 6 euro, non mi ricordo. Però ci sono prodotti anche naturali che rispettano l'ambiente, che costano un po' di più, sono meno tossici e funzionano bene. Io non li ho ancora adoperati, vi posso far vedere l'effetto che fa questo. Quindi una o due volte all'anno viene giù l'acqua, no? E non viene assorbita perché è sempre stato così. Sono 5 anni che ormai è così. E alle volte è anche venuta giù l'acqua, magari quando non c'ero, non ero presente, non riuscivo a metterla bene a posto. Adesso vi faccio vedere, però, intanto ci metto qua qualcosa, perché sennò dopo mi viene giù. Ecco così. Vedete? Ogni tanto può capitare che mi viene giù anche la goccia qua, no? Però non ha mai alterato l'USB o fatto marcire in questi 5 anni. Adesso però vi faccio vedere nell'altra cameretta, accendiamo la luce, ecco qua, vedete? Anche qua il davanzale l'ho fatto. Lo potete vedere nel video come isolare la cameretta dei bambini. Ecco, questo qua l'ho isolato con una pittura sempre, mi sembra che era lo stesso barattolo a solvente bianco di vernice impermeabilizzabile, però quando esce tanta acqua, no, siccome c'è una leggera pendenza, arriva qua,
una volta mi è arrivata qua e qua dove non ho impermeabilizzato, no, l'ha assorbita. Infatti ha fatto l'alone, se vedete, se si vede bene, ha fatto l'alone sull'USB. Non si è gonfiato, non è successo niente, ma questa tintura qua, che è quella che ho preso di sottomarca, una tintura per muratura, che costava pochissimo, non era neanche quella vegetale che ho usato, era una tintura normale e infatti si è subito screpolata, mentre dove c'è l'altra tintura, quella col solvente, è restata. Stessa cosa di là, dove c'è invece la tintura da muro, quella della Durga vegetale che l'ho pagata 60 euro a bidone, quella lì invece non ha assorbito l'acqua che veniva giù dalla finestra. Vedi? Anche qua ha fatto un leggero alone. Questa non è umidità, è proprio l'acqua che viene giù perché non ho messo le guarnizioni alle finestre. Le metterò quando avrò un po' di soldi, vorrò cambiarle. Ecco, questo è per farvi vedere come si comporta l'USB con sopra la tintura impermeabilizzante. Quindi dove l'ho messa ha funzionato, l'USB non si è gonfiato, non è marcito e niente. Volevo solo mostrarvi questa cosa qua. Vi saluto, spero che questo video sia stato utile come gli altri. Grazie di cuore per tutti i commenti e i complimenti che mi fate. Ciao a tutti e buona giornata. Ah, dimenticavo che in soggiorno, ed era la prima volta che provavo, ho usato un altro sistema per impermeabilizzare l'USB. Adesso ve lo faccio vedere, lo potete comunque vedere nel video. E gli ho dato un impregnante color noce e poi due mani di flatting. Ecco, come potete vedere, anche questo funziona molto bene. Mi è capitato una volta sola che è venuta dentro un po' di acqua. Però va molto bene come impermeabilizzante e non si è neanche scolorito qua ai lati, vedete? È ancora molto buono. Vi faccio vedere anche questo qua, questo lato qua. Ed è ancora in perfette condizioni, è lucido. Non si è alterato l'USB come in quelli di sopra. Bene, grazie per il vostro tempo, ciao!